Bella a tutti ragazzi, qui è CK e oggi siamo tornati con il settimo episodio del Road to Division 1. Per chi non avesse visto il video di ieri, siamo qui per ricominciare la divisione 6, stavolta tutta con l'Italia, proseguendo ovviamente con l'Italia, orgoglio italiano e senza indugio su Segugio, ecco qui l'Italia. Ci vediamo in partita. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividete il canale, lasciate like per il proseguimento della serie e passate dal canale Twitch. Assalto alla fine Ok, del secondo dopo aver ragazzi, siamo in conquistato partita contro Venezia lo scorso l'Inter. anno nella serie attuale. Si tratta di un nuovo inizio per loro. Bene, Vediamo, sembrano vedramo, tutto vediamo risolto come per andrà loro in questa passato. partita. Sceglie il tocco corto. Cross in mezzo. Traversare che Buona, si così perde senza ripartiamo. possibilità. Chiellini. Ci sono metri per andare. Balotelli. Rallentano, preferiscono gestirla. Buona. Buona l'intuizione. Ciruzzo Immobile! Mamma mia, che Sbagliato. ripartenza, signori! Il gol di Ciruzzo. Mamma mia. Via così, 1-0 per Si è l'Italia, trovato orgoglio il modo giusto italiano. nel momento giusto e non ha sbagliato l'impatto col palla vagante. Lorenzo Insigne. Buona così, Prova ad attaccare andiamo. l'Italia lateralmente. Attenzione al movimento dei compagni. Attenzione Immobile. Attenzione Bellissima, Immobile. mamma mia, signori, Immobile. 2-0 Ciruzzo, la Immobile. doppietta con un'azione spettacolare. Un'azione spettacolare, orgoglio italiano, con la concentrazione si gioca, la calma. Dalla grande soddisfazione Mamma del mia, pubblico guarda interno lì. che conferma le sue straordinarie doti. Dai, dai. Hanno incrementato il vantaggio. Perisic. Cerca con Vai questo raso in profondità. Griscido. Tutto facile qui per il portiere. Lì. Un'altra buona giocata. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Occasione d'oro. Mamma mia, Verdi, che gol, signori! Verdi per il 3-0! Spettacolare! Orgoglio italiano, signori! 3-0 di Verdi, vaffanculo, va, andiamo! Veramente io l'ha messa lì dove il portiere non poteva davvero arrivare. Fondamentale. Cercano col tiki-taka il momento giusto. Jorginho. Ottimi i suoi passaggi oggi. Verdi. Immobile. Balotelli. Florenzi. Jorginho. Ciro Immobile. Ci riprova. Si affidano alla circolazione di palla, tiki taka Bella, per creare bella, gli mamma spazi. mia, come gestiamo Scappa palla. Chiesa. Bella, Immobile. mamma mia, Immobile. signori, meritava il gol questa azione, durata non so quanti passaggi di fila, ma 4-0, incredibile. Incredibile, incredibile, deve solo quittare dopo questa incredibile azione. Devi solo quittare. Non quitta però, allora io faccio i cambi. Giocata davvero in maniera Arriva la decisione impeccabile, finale, vittoria 4-0. degli azzurri. Sono partiti. Bellissima vittoria. I primi 3 punti della divisione 6 e si passa alla prossima partita. Boom, seconda partita dell'episodio contro il Barcellona. Morale dei giocatori è davvero alle stelle, non hanno appena respirato Oh, fiato e vorranno wow! Vediamo di fissare giocare come l'obiettivo abbiamo di giocato vincere prima, questo in pomeriggio modo qui, nelle impeccabile, ultime due giornate. e portiamoci a casa pure questa, sperando di non avere un avversario super fortissimo. Il primo possesso è Jordi Alba. Coutinho. Vai! Attenzione a occhio a Ah! Suarez qui. La palla passa in mezzo a due Immobile. persone e nessuno la prende. Al centro proprio e nessuno la prende. Contropiede da manuale che Mi ha avuto sembra una visione giusto, guarda lì, tre ottica. Più persone. con il portiere. Non poteva
Dai! Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Ma fammi continuare! Ma è stupido sto gioco! Ma è stupido forte! Florenzi, Ciro Immobile. Ti prego, Immobile! Immobile! Ciro Immobile! Dalla distanza! Il gol! Ciruzzo! Sempre lui! Vaffanculo, andiamo! Facciamo vedere chi comanda! Buon lavoro della difesa, tenuta alta la linea. Florenzi. Bello, bello! Bello, bellissimo! Ma Insigne! Insigne! Non ci credo, non ci credo! Ciruzzo! No, ragazzi, no! No, ragazzi, no! Lorenzo Insigne. Dai, dai, sì! Fallo! Rigore, rosso, rosso! Ultimo uomo da dietro, rosso! Non gli ha dato un cazzo, non gli ha dato! Fangula a te chi destra morta! 2-1 Ciruzzo! E che cavolo! Ho bombardato questo! Dai, dai! Ora ci mettiamo pure in difensiva, non me ne frega niente! Sergio Busquets, QT partire. Bravo Balo, bravo! Florenzi. Verdi, Ciro Immobile. Ecco Zappacosta. Pallone molto bellissima! Immobile! Per la tripletta! 3-1! Mamma mia, come si gioca questo calcio italiano, orgoglio italiano! Andiamo! Sergio Busquets, Coutinho. Sventa qui la minaccia. Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi su. No, porco di quel demonio! Madonna, oh, secondo tiro! Non puoi perdere una palla, non puoi perdere una palla! Stiamo assistendo a un match davvero emozionante. Sì, si vince anche questa, ragazzi! Si vince anche questa, 3-1! No, 3-2! 6 punti, signori! Guarda! Non lo sa nemmeno lui come l'ha fatti sti gol, prossima partita, via! Ok ragazzi, terza e ultima partita dell'episodio contro il Paris Saint-Germain. Speriamo che sarà come le altre due partite, ma la vedo dura. C'è grande attesa sugli spalti, il pubblico vuole divertirsi e noi con loro, vero? Vabbè ragazzi, Chiellini o Bonucci non me li ha fatti selezionare. Prima azione, kick off glitch, guarda, Bonucci non me l'ha fatto selezionare per spazzare via. Comincia bene questo match, comincia benissimo. Sì, vabbè, questo non ha capito proprio niente, che io adesso mi metto e lo spacco. Invece si resta come prima. Provano gli azzurri. Jorginho. Attenzione, Immobile lanciato. A sedere devi stare. C'è Ciruzzo. Giù. Andiamo a spaccare sto buffone, andiamo. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Ma leva, che stupido. Via Verdi. Bravo, così. Bravi. Balotelli. Jorginho. Si affidano alla circolazione di palla, tiki taka per creare gli spazi. Bello! Mamma mia, signori. Lo spacco. A giro, out, si ripartirà con la rimessa laterale. Non lì, madonna. Bravi, raga. Dagliela.
2-1, orgoglio italiano, Balotelli, il bug di testa, vaffanculo, frulla Balo, andiamo. Beh. Paris Saint-Germain recupera il pallone. C'è il tocco sulla fascia. Ma dove... vabbè, Neymar è intoccabile. L'intoccabile! Assurdo! Ste cose vergognose di sto gioco di merda. Sto gioco fatto malissimo. L'intoccabili. Ci stanno i giocatori intoccabili. Fa l'intervento, niente, rimane a lui. Poi passaggio, un passaggio, in porta. Io più che difendere al meglio del meglio del meglio di come uno può difendere, non so che fare. E dopo 46 ricavani alla spazzata via del portiere. Occhio a Verratti. No ragazzi, no, no, non è vero, non è vero, non è vero. Le telecamere dove sono? Siamo su scherzi a parte? Eh? Ah no, è il gioco che è uno scherzo. 2,50 vale sta merda. Ma che è sta cosa, da tre tiri in porta ho fatto questo. Un'azione più buggata dell'altra. Immobile. Ma fa un gulappa, vabbè, ovviamente. Poteva essere il gol del pari. Ripartono in campo aperto. Balotelli, occhio a questo lancio. Buona l'intuizione qui. Ti prego, che cazzo è? Che cazzo è? Io ho fatto il dream shot. Oh mio Dio. Belotti. Pallone interessante. Ecco Politano. Guarda là, guarda là. Ma che cazzo? Oh vabbè. Per un attimo Piero, avevo già. Ah vabbè, dai. Anche il Dimasimo. C'è spazio per andare. Hanno l'occasione. Che cazzo fa il pallonetto? Si ho fatto il dream shot L1 R1, li ho schiacciati perfettamente. Ho schiacciato pure più R1 che L1. Come fai a fare il pallonetto? Gioco di merda, fa mille tasti per tirare e poi non li segue nemmeno. Non li prende nemmeno. Mamma mia, che gioco! Guarda che gioco di merda, mamma mia, che vergogna sto gioco, dai, sono intoccabili, miei che sbagliano davanti la porta. Sconfitta, ma vaffanculo, va. Mamma mia, che vergogna sto gioco. Può finire qui questo episodio di merda, vabbè, una sconfitta ci può stare, due vittorie. Dai, ma sarà un'impresa con questo gioco del cazzo di arrivare in divisione 1 con una squadra che per il gioco non è abbastanza buggata per vincere le partite, a quanto pare. Bella.